Restauro completo per il Ponte del Diavolo. I fondi CIPE finanzieranno il secondo lotto di lavori per il recupero del monumento simbolo della Valle del Serchio. Zaino abbandonato, allarme in piazza Napoleone a Lucca. Alla fine, ieri sera, sono intervenuti gli artificieri ed è stato accurato che dentro non c'era niente di pericoloso. Lo sport lucchese travolta dal Siena, i bianconeri si impongono 4-1 al Porto Elisa. Ok, il CGC supera il Tiene, 4-1 per i viareggini a Vicenza. Adesso c'è il recupero di Eurolega. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG. Noi torniamo a parlare in apertura ancora dei fondi CIPE. Vi ricordo la notizia di ieri, quasi 18 milioni di euro per la Lucchesia. Tra questi finanziamenti si è scoperto, è stato dato l'annuncio questa mattina, c'è anche quello per il restauro completo del Ponte del Diavolo a Borgo Amozzano. Vediamo il servizio. All'interno dei finanziamenti stanziati dal CIPE per quanto riguarda la nostra provincia, anche i 300.000 euro necessari per il completo restauro del Ponte del Diavolo nel comune di Borgo Amozzano, monumento simbolo della Valle del Serchio. Dopo il primo lotto in fase di conclusione, sarà quindi possibile compiere il restauro completo del ponte, intervento che dalla sua edificazione non è mai stato effettuato in maniera totale. Il finanziamento del CIPE dà questa opportunità al territorio, al nostro comune, a tutta la Valle del Serchio, di vedere restaurato il nostro monumento per eccellenza, monumento che è un po' il simbolo dell'intera valle, che ha una storia millenaria, una storia straordinaria, che adesso potrà essere restituita nella sua assoluta e piena bellezza a tutta la comunità. Sempre per quanto riguarda Borgo Amozzano, nello stanziamento di circa 2 milioni di euro che il CIPE ha destinato alle rocche e alle fortificazioni, rientra anche il Bargiglio, l'Occhio di Lucca, sul quale sarà possibile completare l'opera di restauro e consolidamento portata avanti in questi anni. Per quanto riguarda la Garfagnana, c'è da segnalare che c'è stata una lieve scossa di terremoto alle ore 13:40 di oggi nella zona di Minucciano e la magnitudo è stata di 2.5, quindi un sisma di tipo lieve, non si registrano danni a cose o persone. Facciamo un passo indietro a Lucca, ieri sera, quanto accaduto in piazza Napoleone, l'allarme per uno zaino abbandonato, i carabinieri hanno dovuto avviare la procedura prevista in questi casi e quindi sono arrivati anche gli artificieri da Firenze. Poi tutto è finito senza nessun problema. Vediamo il servizio. Una serata sicuramente diversa dal solito, quella vissuta in piazza Napoleone a Lucca nell'antivigilia di Natale, con i negozi aperti per lo shopping notturno. Nel pomeriggio intorno alle 18 era infatti scattato l'allarme per uno zaino abbandonato sotto una panchina, notato e segnalato alle forze dell'ordine da alcuni passanti. I carabinieri del comando provinciale di Lucca non hanno potuto fare altro che mettere in moto la procedura prevista in questi casi, bloccando l'accesso alla parte centrale della piazza e allertando il nucleo artificieri dei carabinieri di Firenze. Sul posto anche vigili del fuoco e 118. Lo zaino è stato quindi fatto brillare poco prima delle 22 da un robot che con una piccola carica esplosiva lo ha reso completamente inoffensivo. A seguito dello scoppio lo zaino è finito in mezzo alla piazza. Poi c'è stato l'ultimo controllo da parte di un artificiere in tuta e casco protettivo che ha decretato il cessato allarme. Alla fine è stato appurato che nello zaino non c'era niente di pericoloso, solo qualche effetto personale. Lo zaino è stato sequestrato e continuano gli accertamenti per risalire al legittimo proprietario che lo ha dimenticato o lasciato intenzionalmente in piazza. Adesso parliamo del Natale, grande partecipazione ieri sera al presepe vivente di Barga. Vediamo il servizio. Ancora una volta l'antico castello di Barga Vecchia ha fatto da scenografia al presepe vivente barghigiano, giunto alla sua 37esima edizione. Ben 200 i figuranti che quest'anno hanno partecipato alla rappresentazione, tanti quanti non se ne vedevano da molto tempo. Grazie a loro sono tornati a rivivere i mestieri di una volta.
Altra novità è stata costituita dal percorso, quest'anno più lungo e suggestivo del solito, cosa che ha permesso di scoprire e riscoprire nuovi angoli della vecchia barca. Tanti gruppi paesani che hanno partecipato, come i comitati di San Pietro in Campo, quelli di Sommo Colonia, di Tiglio, di Pegnana. Il tutto coordinato da Enrico Cosimini, grazie anche alla collaborazione del consigliere comunale Stefano Santi. E a metà di una serata fredda al punto giusto è passata la Sacra Famiglia, che poi ha raggiunto il luogo della Natività sull'Aringo del Duomo, dove la capannuccia era stata allestita sotto la loggia del Palazzo Pretorio. Un razzo a mo' di stella cometa e il doppio delle campane hanno poi annunciato la nascita di Gesù, quest'anno salutata anche dal lancio di lanterne cinesi, quale simbolo di speranza e di pace. Allora, queste suggestive immagini girate da Abramo Rossi le potrete rivedere questa sera alle ore 21 su Noi TV con uno speciale interamente dedicato al presepe vivente di Barga. Poi a seguire alle ore 22, già ve l'abbiamo annunciato, c'è la diretta della Santa Messa di Natale da Camporgiano, ore 22, perché la Santa Messa sarà preceduta dal rito dell'accensione dell'albero. Adesso ci spostiamo in Versilia, a Forte dei Marmi, per una mostra evento sui macchiaioli. L'arte invade il Fortino alla vigilia del Natale. L'uomo dei macchiaioli è la grande mostra inaugurata venerdì pomeriggio nelle sale di Piazza Garibaldi davanti a un folto pubblico di appassionati. Un omaggio a Mario Borgiotti, raffinato collezionista e appassionato esperto dei macchiaioli, ma anche un riconoscimento all'artista Borgiotti con l'esposizione di alcuni suoi paesaggi, vedute urbane e i più noti ritratti. Un evento curato dalla Fondazione Centro Matteucci di Viareggio in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli, che apre così il nuovo corso come organizzatrice di mostre d'arte. Siamo partiti alla grande, siamo partiti commemorando la figura di un grande artista, di un grande livornese che ha lavorato anche qui a Forte dei Marmi, a Forte dei Marmi risiedeva, e che è Mario Borgiotti. Mario Borgiotti è un importante pittore, ma principalmente secondo me dovrebbe passare alla storia come critico, come mecenate e come mercante. La mostra dei macchiaioli, visitabile fino al 7 gennaio, rientra nel calendario di Natale al Forte, promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo. Qui al Fortino la mostra dei macchiaioli, ma abbiamo anche tutta una serie di mostre a Villa Bertelli, quindi questa mostra poi continuerà anche per il periodo di gennaio-febbraio, arriverà al 18 di marzo. Quindi ci auguriamo e ci aspettiamo tanta gente, una collaborazione importante con Villa Bertelli, ma soprattutto con le fondazioni del territorio, Fondazione Puccini per quanto riguarda Vestire l'Opera, Fondazione Matteucci per quanto riguarda la mostra di Borgiotti. È tutto per la cronaca, adesso la pubblicità, poi torniamo con lo sport.